Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un haul di Shein, abbiamo tantissime cose super carine, anche se devo dire che questa volta non ho trovato di meno, ma ero un pochino meno ispirata del solito perché non è ancora primavera, quindi non c'è ancora quel vibes di giornate calde. Ha fatto qualche giornata calda settimana scorsa, ma adesso il cielo è di nuovo grigio qui a Milano, quindi non lo so, non ero molto ispirata. Abbiamo pochi outfit, però secondo me il prossimo video sarà un intero haul primaverile. Questa volta abbiamo qualche accessorio in più rispetto al solito, quindi sono più accessori e meno outfit. Questo video è in collaborazione con Shein, come al solito grazie infinita al brand di voler lavorare con me, mi fa sempre molto piacere. Se vi interessa qualsiasi cosa del sito, vi ricordo il mio codice sconto che è S2 Giulia con la J15 e vi dà il 15% di sconto con spesa minima di 39 euro. Come sempre troverete qui sotto nell'info box i link di ogni singolo capo, ogni singolo oggetto in ordine di come ve li nomino, così è più facile trovarli. E niente, direi di cominciare. Come vi dicevo, questa volta mi sono concentrata di più sugli accessori. Questa collana me l'avete vista indossare anche nello scorso video e credo tantissimo su Instagram, e mi avete chiesto da dove venisse, ed è di Shein. Fa parte di un set e nel set ci sono sia questa qui con scritto Angel, che è super carina, c'è all'interno anche questa qui con la rosellina, anche questa qui con la farfalla, vedete, questa qui con la chiave sempre oro, e infine anche questa qui con questa medaglietta, diciamo. La mia preferita è questa, mi piace tantissimo anche Angel e mi piace tantissimo anche questa con appunto la medaglietta. Sono le mie preferite di tutto il set, secondo me sono molto carine. Io non ho riscontrato grossi problemi con le collane di Shein. Con gli anelli qualche problema sì, perché perdono colore. I braccialetti sinceramente non li indosso molto spesso, quindi non mi si sono ancora rovinati, e con le collane però non ho avuto nessun tipo di problema. Sono carine, costano poco e ovviamente non è un materiale super lussuoso, però fanno il lavoro secondo me. Abbiamo poi un set di braccialetti composto da tanti braccialetti diversi, c'è questo qui, questo qui, questo, se non mi sbaglio era quello che mi ha tirato di più su questo set, questo qui, e anche due di questi. Come vi dicevo, io non indosso molto spesso i braccialetti, ma se devo scegliere preferisco che siano un po' fini, un po' delicati. Poi ho preso un paio di orecchini, ma vi metto qui la foto perché è un po' difficile farveli vedere in fotocamera. Sono questi qui con il cuoricino pendente, molto carini, hanno questa catenina che scende. Wow, sto facendo veramente un lavoro visivo bellissimo e non so perché, ma mi ispiravano, devo provarli per vedere come mi stanno. E poi se avevate visto il mio scorso video di Shein, magari vi ricordate di questa collana, la indosso tantissimo, la uso costantemente e ne ho presa un'altra perché ho paura che vada sold out prima di tutto e ho paura che la mia si rovini, si rompa, e voglio averne una di scorta perché mi piace così tanto. Infine l'ultimo set di gioielli che ho preso sono questi piercing qui per l'ombelico, ci sono di vari colori, c'è questo verde, smeraldo, c'è rosa, giallo, che è questo qui. Io ho il piercing all'ombelico ma non so che fine facciano i miei piercing, non ho la più pallida idea, so che a un certo punto ne avevo tantissimi, non lo so, più che altro continuo a perdere la pallina che chiude. E quindi mi ritrovo con tantissimi piercing e tipo una pallina da usare per tutti. Quindi ho visto che sul sito avevano questi set con tanti piercing diversi e almeno sono più tranquilla, diciamo. E posso cambiare colore in base al mio mood, ma che bello. Abbiamo due acquisti per quanto riguarda il beauty. Abbiamo uno degli Shiglam Clear and Bright Liquid Blush, che è questo qui. Io avevo già uno di questi blush di un colore rosa e lo amo. Mi piace tantissimo come si sfumano, restano su tutto il giorno, non si spostano, non mi causano brufoletti nonostante la mia pelle è super sensibile, quindi ho visto che c'erano altre colorazioni e ho deciso di prendere questa qui che è Luster, questo colore pescato. Oh mio Dio, tra l'altro sono leggermente luminosi e sono stupendi veramente. È un sacco che non facciamo un video su Shiglam, quindi se volete fatemi sapere, però penso che il prossimo video sarà un haul primaverile gigantesco, non appena arrivano delle giornate un po' più belle e mi viene quell'ispirazione, e poi potremmo fare un video di Shiglam in cui proviamo altri prodotti del brand, perché l'altra volta mi ricordo che mi erano piaciuti un sacco, tant'è che alcuni dei pennelli che avevo preso nel set li
sto usando ancora e mi ci trovo benissimo, quindi se vi interessa magari ne proviamo altre cose. Ultimo pezzo beauty che ho preso è questo qui, porta rossetti, perché ho una marea di rossetti in bullet, non so neanche io perché ho così tanti rossetti cremosi, non ne ho la più pallida idea, ma almeno posso organizzarli ancora meglio. Ultimissimo accessorio che avrete visto ormai ovunque sono questi LED qui, sono quelle lucine che si attaccano, non lo so, potete attaccarle dove volete, dietro la televisione, nell'armadio, nei vari mobili, dove vi pare, e li controllate con il telecomandino per scegliere il colore della luce. Questi qui li vogliamo attaccare al mobile del salotto, comunque ripeto, li avrete già visti ovunque, dappertutto, e sto pensando ovviamente se questi funzionano a dovere, di prenderli anche per metterli all'interno dell'armadio per illuminarlo. Lo so, è una cosa completamente inutile, ma mi ispira un sacco e quindi non lo so, vediamo come funzionano in salotto prima di tutto. Oh no, scherzavo, abbiamo un altro prodotto beauty, ho preso anche questo che è uno scrubber per la cute, va utilizzato credo, se non mi sbaglio, in doccia con lo shampoo in testa per massaggiare bene la cute e rimuovere tutte le cellule morte, teoricamente. Non l'ho ancora provato, ma sono molto curiosa. Io in realtà l'avevo visto nei video di skincare in ASMR, c'è questa ragazza che seguo che fa anche dei video sui capelli ogni tanto. Non so perché ero convinta che fosse una cosa molto rilassante, quindi come vedete era già fuori dalla plastica e l'ho provato sulla cute asciutta e non è una buona idea, credetemi, vi tira tutti i capelli. Però voglio provarlo in doccia o in vasca per vedere che cosa succede. Se avete già provato questo genere di prodotto, fatemi sapere com'è andata, perché non voglio farmi dei danni da sola. Grazie. Ok, adesso passiamo ai vestiti. Come vi dicevo, questa volta non ero super ispirata, proprio perché il tempo è un po' così, e ho preso soltanto 5 capi, che però sembrano carini, quindi vediamo come sono da indossati. Ho pensato per questa volta di cambiare un po', quindi non farvi vedere soltanto indossati, ma li indosso per la prima volta con voi e ne parliamo mentre li indosso, così vi dico tutte le prime sensazioni che provo. Prima di tutto abbiamo questo Dolce Vita che indosso in questo momento, grigio. Il tessuto è veramente molto morbido, molto più morbido del solito. Adesso vi inserisco la clip così vi faccio vedere com'è indossato interamente, non solo così. Ok, qui abbiamo il Dolce Vita grigio, come al solito vi metto l'immagine di fianco così potete vedere la differenza tra sito e realtà. Come vi dicevo è leggermente corto, questi qui sono jeans a vita molto alta, vedete qui c'è il mio ombelico, quindi sono jeans a vita alta. Devo dire che questo qui mi piace come veste, è molto più morbido del solito come tessuto, quindi secondo me è approvato. Qui sulle maniche si va a stringere, come potete vedere, però non fa effetto troppo largo sulle braccia. Vi dirò che per me il primo è approvato, non vedo grossi difetti, quindi direi che possiamo andare avanti. Numero 2, abbiamo un body color terracotta intrecciato sul davanti e ovviamente si chiude sotto, essendo un body. È anche ovvio, Giulia, wow, lo sapevamo già, ma grazie per averlo precisato. Mi sembra molto carino, penso che il tessuto sia abbastanza elastico, però di nuovo andiamo a provarlo e vediamo com'è. Oh, wow, il colore di questo è bellissimo. È uno di quei top che secondo me va indossato con un reggiseno senza spalline, però vedete che comunque anche qui davanti si nota, quindi oh... Ah, ci sono, si può stringere, ok. Datemi un secondo. Molto meglio qui, così non si vede il reggiseno, va indossato con appunto un reggiseno senza spalline, perché altrimenti si vedono. Il colore mi piace un casino, è scollato, ma non lo vedo sinceramente volgare, almeno a me non sembra volgare, e lo vedo benissimo, sapete con cosa? Con un paio di jeans corti quest'estate, sperando di poter uscire, ma non credo, quindi sul balcone, con un paio di jeans magari vita alta, corti, neri, wow, con magari con le All Star, vibes infinite. Questo mi piace tantissimo, mi sembra che non vada troppo a segnare, e come vi dicevo ci sono le spalline regolabili, quindi vedete voi quanto tirarlo su. Veramente molto molto bello questo. Ora abbiamo un Dolce Vita beige senza maniche, che è leggermente corto, però non so come veste, adesso lo vediamo. Il tessuto di questo sinceramente non mi sembra morbidissimo, però di nuovo vediamolo da indossato e cerchiamo di capire com'è. Mi sa che abbiamo ufficialmente un perdente, perché non lo so, il colore mi piace tanto, anche il modello sarebbe carino, però già fa difetto qui, vedete che è più largo qui
qui sopra, e anche tirandolo comunque fa comunque difetto. Non so, questo sinceramente non mi piace. Il tessuto, come vi dicevo, non è proprio top qualità. Penso che sia uno di quelli che posso indossare magari per qualche video, perché comunque tanto sono tagliata fino a qui, però fa proprio questo difetto qua. Per me questo sinceramente un no. Il colore mi piaceva tantissimo, il modello anche mi piace, però non mi piace come veste. Mi sono sbagliata perché stavo editando questo video e mi sono resa conto che in realtà gli outfit sono 6, solo che uno era nel mio bagno perché lo sto usando troppo, ed è questa tuta qui che è in stile tie-dye, quindi tutta con le macchie, tutta sfumata, blu e bianca, è assolutamente stupenda, è comodissima e la sto usando tantissimo, per quello mi sono dimenticata perché era in bagno, perché è la tuta che uso per stare in casa. Ovviamente mi piace un sacco, ma vi faccio vedere comunque com'è da indossata. Sarà cambiata tutta l'angolazione perché, come vi dicevo, avevo già smontato tutto. Comunque questa qui è la tuta da indossata, è comodissima, è abbastanza leggera, però secondo me è quel leggero giusto perfetto per questa stagione in cui non fa né troppo caldo né troppo freddo normalmente, e mi piace un sacco. Adesso vi faccio vedere anche il pantalone. Secondo me veste molto bene, il colore mi piace tantissimo. Secondo me questo è l'outfit più carino e anche più utile, perché comunque per stare in casa è quello un po' più intelligente in questo momento. Infine abbiamo due, credo si chiamino play suit, credo, potrei sbagliarmi. Entrambi hanno il pantaloncino sotto, ma uno è nero ed è più in cotone, penso che sia trasparente questo qui a vederlo così, e ha lo scollo a V davanti. Vediamo anche quanto è profondo questo scollo, perché visto così mi sembra che non andrà a coprire assolutamente nulla, ma proviamolo insieme e vediamo cosa succede. Eccoci qui, questo è il play suit, non so mai come dirlo. Me lo aspettavo tanto più scollato, devo dire che mi piace un sacco, è un filo corto, vi dico la verità, cioè proprio corto. Se dovete fare una passeggiata, vabbè, ma se vi dovete sedere da qualche parte, amiche mie, no. Me lo aspettavo veramente tanto scollato e invece no, e questa cosa l'apprezzo tanto. Il tessuto è morbido, pensavo fosse anche super trasparente, invece non mi sembra che lo sia. Io ho le luci riflesse addosso, quindi se non è trasparente così non lo è, punto, da nessuna parte, credetemi. Onestamente non è speciale, però è carino. Una cosa molto basic che si può usare in tante occasioni, magari una grigliata con gli amici o magari una passeggiata in riva al mare. Oh mio Dio, quanto sarebbe bello, signore, ti prego. Comunque devo dire che è molto carino, molto più di quanto mi aspettassi. E l'altro, che è l'ultimo pezzo ma secondo me è il più carino di tutti, è di nuovo un play suit però beige, con i bottoni davanti, c'è anche la cintura insieme. Questo qui è quello che mi ispira più di tutti e su cui ho grandissime speranze, quindi speriamo bene. Oh mio Dio, che cute! Questo me lo vedrete indossare troppo, vi stuferete di vedermi indossare questo outfit. Allora, facciamo finta che la collanina sia allacciata più stretta, perché è molto più carino. Amo veramente questo colore, mi piace tantissimo. Voi sapete che io sono quella dei nude infiniti, proprio non mi sopporto più neanch'io a un certo punto, però questo mi piace un sacco. Il tessuto non è bellissimo, vi dico proprio la verità, pure e semplice il tessuto non è bellissimo, però mi piace troppo come veste e me lo vedo indossare tantissimo con appunto le All Star, gli stivaletti, i sandali, con una bella borsa magari marroncina. Sto malissimo già solo il pensiero, mi piace troppo questo. Non è trasparente, è corto ma non è troppo corto, quindi anche se vi sedete zero problemi. No, davvero, questo mi piace tantissimo e penso che lo userò un sacco, magari con un fiocco fatto in modo più decente di così. Veramente bello, bello, bello. E questo è tutto per il video di oggi. Fatemi sapere se preferite la versione vecchia di questo video, quindi in cui c'è soltanto l'immagine in cui io indosso il capo senza dire niente e lo commento dopo averlo provato, o se preferite che li proviamo insieme e commento mentre ce l'ho ancora su. Quindi fatemi sapere quale delle due versioni preferite. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto comunque, anche se non c'erano tantissimi capi come al solito, però vi prometto che il prossimo sarà un haul gigantesco primaverile
immenso che durerà 40 minuti, quindi preparatevi. Come sempre grazie mille per la compagnia che mi fate, non avete neanche idea di quanto io lo apprezzi. E niente, vi auguro una bellissima giornata e vi mando un bacio. Ciao!